Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi vogliamo raccontarvi la storia di Dori, che ha scritto a questo indirizzo email che vedete in sovraimpressione, dove in tanti raccontate il vostro cammino, ecco, attraverso Padre Pio da Pietrelcina. In tanti ci raccontate i vostri ricordi, i vostri incontri e come Padre Pio è entrato nella vostra vita. Dori è una donna di 34 anni, appassionata di lingue, di studio, con un amore profondo verso i libri. Fin da bambina sua mamma le fa conoscere Padre Pio, portandola spesso in pellegrinaggio qui a San Giovanni Rotondo. Padre Pio era già presente in qualche modo nella mia vita, raccontatori. Tuttavia, con il passare degli anni, lei si allontana da Padre Pio, si allontana quasi anche dalla Chiesa, proprio perché sente e vede una sorta di timore nei confronti di questa figura piena di emozioni. A 25 anni, un momento particolarmente difficile per la sua vita. Dori fa un sogno che però cambia tutto. Si addormenta sul divano di casa. Vede questa figura, vede Padre Pio, che in quel momento capisce deve pregare, chiedendo proprio a lui l'intercessione, chiedendo di salvarla. Da allora la sua paura si trasforma in devozione e fede. Il momento più brutto arriva proprio un anno fa, quando le viene diagnosticato un cancro maligno al seno. Affronta la chemioterapia, quindi un intervento, urgente con coraggio. Ma a 3 settimane dalla fine della terapia, l'ansia, gli attacchi di panico hanno la meglio. Infatti lei scrive: "Non volevo più continuare, tutto mi sembrava finito". È in quel momento che prega intensamente Padre Pio, trovando inspiegabilmente la forza di terminare la terapia. Continua a recitare il rosario ogni sera insieme alla comunità di Santa Maria delle Grazie di San Giovanni Rotondo attraverso Facebook. E un giorno, mentre guarda Telepadre Pio, sente un forte odore di rose. Capì che Padre Pio era vicino a me, dice commosso. I dottori le fissano la data dell'intervento. Nel frattempo risente il suo ex fidanzato, con cui si era lasciata 4 anni prima. Inaspettatamente riscopre l'amore per lui, partono insieme e giungono qui a San Giovanni Rotondo, dove deve essere operata. E la sera prima dell'intervento Dori prega nella chiesa dell'ospedale di Casa Sollievo e nota qualcosa di curioso. Infatti, attaccata al suo lenzuolo, nel suo letto, c'è un'immagine di Padre Pio. Tra tutte le pazienti della stanza, solo lei, ecco, rimarca questa cosa: solo sul suo letto c'è questa immagine. Il fidanzato, che non ha mai pregato in vita sua, quel giorno va a pregare nella chiesa dell'ospedale e vede un frate basso di statura. Lui racconta una casacca marrone, quindi sarà l'abito dei frati, che gli dice: "Scusi, figliuolo, non era lei che doveva confessarsi?" Il mio fidanzato raccontatore risponde: "No, padre, non sono io". Il frate poi, dice il fidanzato, non lo vede più nella chiesa. La notte prima dell'intervento Dori non riesce a dormire. Ansia, paura, prende il rosario, prega tutta la notte. La mattina dell'intervento si sente stranamente tranquilla. "Sembrava che una mano dal cielo mi avesse dato serenità", racconta. Dopo l'operazione si risveglia felice di sapere che tutto è andato bene. La figura di Padre Pio, che era sul lenzuolo, intanto si trovava sul cuscino, le racconta inspiegabilmente. Dori non sa in quel momento se può gridare al miracolo, ma sa che Padre Pio ha vegliato su di lei e sul suo fidanzato. "Grazie, mio amato padre, resta sempre con me, con noi e guidaci. Io resterò sempre con te".